Che bestia. Sto andando a prendere la mia nuova moto. Che figo. Circumnavigate qua. Vediamo se riesco a far fuori tutte le moto. Filippo non sa parcheggiare, quindi. Adesso faccio cadere a domino tutte le moto. Sì. Esatto. Mamma che bello. Sto scoprendo la tua nuova moto. Che bello, vecchio. Non sei casato. Che fighissimo. Questo è il nostro museo dove c'è tutta la nostra storia. Mancava Pecco e poi eravamo fuori. No, io non dovrei dire. Ma no, lo nascondo. Sei giovane, quindi queste moto qui non le hai viste? Nel senso, no. Le hai viste sui libri di storia. Il mostro. No, vecchio. Vecchio, questa roba qua è fighissima. No, che figo. No, bellissimo. Adesso so già che faccio la gaff che sta con lo specchietto tirando. Ti cade la moto di lato. Mi parto da qua sotto. Sì, allora, se c'è sempre una prima volta. Ok. No, vecchio. Ho paura di fare un casino. No, vecchio. Vecchio, bellissimo. Madonna, adesso sono tutto sudato. Prossima volta ci diamo quello. Sì, sì. Non ne voglio, Filippo. Ah, è partito. Ok. Prima volta sulla Street Fighter. Che figo. Finalmente. Che figo. Sono troppo contento. La prima accensione della tua vita alla Street Fighter. Ma c'ha l'adesivo sulla visiera. Vecchio, è un jet. Allora, sapevo fosse figa. Ma sei scemo. Ti si vede arrivare da là in fondo che c'è sto musino incazzato con la striscia LED. Sì, sì. Le alette. Oddio. Quale modo migliore per inaugurare una nuova moto se non tornando a Padova e andando a prendere la mia sorella a scuola? È l'ultimo giorno di scuola e lei è in quinta, quindi ho detto, ne approfitto, torno a Padova, la vado a prendere e facciamo un giretto sui colli. Siamo a Padova, woo! Questa è la strada dove tornavo dalla scuola e qua passavano sempre le scolaresche. Qua c'è la questura di Padova. Qua è dove sono caduto per la prima volta in moto. Ho fatto questa rotonda qua e mi ha colpito un SUV ed è scappato. Ed è da lì che ho deciso di comprarmi la GoPro e iniziare a fare video. E adesso siamo qua con la Street Fighter 6 anni dopo. Che roba assurda. Che ridere. Per pochissimo non mi hanno fermato. Ciao mamma. Non ho il posto dietro. Ah. Bella, eh? Un'emozione, eh? Madonna, sembra la mia preferita. Era la Monster. È questa? Questa è la Street Fighter. Mamma, che figo che sei. Che è tutto abbinato. Che hai roba. Visto che bello? Muori dal caldo? Sì. Ma adesso io mi devo preoccupare per questa moto qua? No, in realtà è più tranquilla dell'altra, Sì. Figata, rossa così, bellissima. Guarda che belli quella roba rotonda gialla. Cos'è questo? Tu col VR, amore. Con le scarpette così, col calzini, senza calzini. No, i calzini. No, non c'hai i calzini perché c'è la gambetta fuori, la bella moto, cioè tutto. Sono un figo. Sì. Ma va tanto forte. Vai piano, vero? Sì, sì, sì.
Questo. Che bello questo! Ma guarda quei segnetti così! Figa! Questa è quella cosa che mi piace di più. Patatina! Stupenda! Hai visto che bella! Bellissima! Bellissima! Vero che bella? No, bellissima, poi rossa così è stupenda. Sei mai salita? Ciao. No! Ciao. Bisogna rimediare. Lo so, ma io ho stra paura, però è stupenda. Ciao! L'avevo vista da prima, però un'ansia assurda. Tranquilla. Mi dispiace. Piacere, Filippo. Elisa. Vuoi fare una foto? Ma in realtà volevo solo... Piacere. Ho appena preso la moto nuova e quindi ero qua a fare i giri. L'ho visto perché mio fratello è appassionato. Ti segue. Che bello. Quindi mi fa, oh stai, che filo ha messo questo? Magari posso farti una foto così della mano. Certo. Dico, vai, così con la moto. Sì, anche nuova poi. Ciao, buona giornata. Ciao. Posso? Certo. È stato un piacere. Anche per me, buona giornata. Ciao. Voglio sapere cosa ho combinato. Cosa hai rotto? Mi sono fracassata qua. Pensavo di aver spento la macchina. Mi sono girata. O per sbaglio ho fatto così. Ma insomma, ho schiacciato l'acceleratore pensando che fosse il freno perché lo stivale mi si è incastrato. E la macchina ha fatto un... Questo è tutto, la vernice tolta. Vernice tolta, spaccato qua. Spaccato dentro, spaccato sotto. Fantastico. Mercedes, basta che la tocchi, 5 euro di danno. Per fortuna per la prima volta in vita mia ho fatto la casco. Quindi non paghi niente? No. Vedi, sei tu il disastro per le assicurazioni. Se io loro falliscono. Non ho mai fatto niente di drammatico. Gli hai rubato 5.000 euro per tua. E sono loro che sono carissimi. Mamma. È spettacolare perché guarda la riga di. Ma con una pelle. Sì. Mamma mia, che spettacolo. Madonna, cioè, io sto morendo io per te. Non so. Certo, se non la guardi. Vedi, è d'accordo con me, Siri. Psichiatra. Scusa, no. Andiamo a prendere mia sorella a scuola. Ciao! Vecchio, questi cosa ti servono per decollare? Cioè, cosa... Porca puttana! Ciao! È proprio più bella della tua. Dillo che l'hai fatta apposta. Avevo detto nelle storie, oh, vado a trovare mia sorella. E quindi in effetti tutti i poliziotti. Dio, buono, finalmente. Cosa finalmente? Che caso vuoi? Una moto seria, vecchio. Finalmente una moto seria. Sono o non sono un figo della finalmente, Madonna. Bravo, vecchio. Oh, bravo. Ciao raga! È un bestione, poi. Vero? Guarda quello che ha capito solo io. Con passa ne fanno. Bella per Phil. Bella. Spacca. Ci vuoi fare una foto? No. Ma che cazzo? Trattore. Ce ne sono qui dall'aria. Ma vecchio, potremmo fare un salto di là e poi... E poi arrivare in ritardo di qua. Sì. No. Si è tolto il cavalletto. Oh vecchio, hai visto? Hai visto? Altri 7,90 come il tuo. L'hai capita? Sì. Ah, ok. Salve! Vai qua. Vado a prendere mia sorella a scuola adesso. No, è meglio. Vecchio, sei un grande, sei un grande. Ma che ridere con i trattori. Pure il cavallo. Oh, grande. Ciao ragazzi. Buongiorno. Dove? Entro l'entrata. A posto. Entriamo così vai con mia sorella. Oh, ah, scusa, ti ho pensato a dire. È finito la scuola. Ciao ragazzi. Bello. Ciao vecchio. Ciao. 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 Ciao ragazzi. Madonna, certo. Possiamo? Vai. Dovete buttarvi. Ciao, certo. Grazie. Ciao ragazze. Phil, ma stai registrando? Sì. Possiamo fare la foto? No, no, tu no. Ok, grazie. Se ti dico che ti adoro, va bene. Magari fossero le ragazze a dirmelo. Mi raccomando, aspetta un po' a schiantarla. Sì, sì, aspetta un attimo. 5 minuti fa. Ciao. Ehi, ciao raga. Ciao.
bellissimo. Ciao patatina. Mamma che figa che sei. Grazie. So, adesso mi tolgo. Mi sono fighissima. Grazie. Oh, guarda che bello! Che fanno schifo in casa. Fate in casa, con molto amore. Bello! Tu non so come lo mangi. Buoni? Ancora tanto. Ti lasciamo la tua alla tua fama. Ci vediamo in centro, va bene? Va bene. Non credo più a nulla. Ci vuole mettere una no? Che dire, sembrano in carcere là che mi salutano da... Vabbè, fa... Che ridere! Ti faccio un appello. Vai. Regalami una moto, ti prego. Emanuele Pastorello. Emanuele Pastorello. Ciao amore bello. Ci vediamo dopo. A dopo. Vecchio, ho dimenticato mia sorella. Devo tornare indietro, aspetta. Una cosa dovevi fare. Una roba. Mi sono dimenticato mia sorella. Sono un disastro. Ehi. Pasticcina, dove sei che volevo venirti a trovare? Ah, sei fuori. Sì, tra quanto esci? Tipo 15 minuti. Oh, per fortuna, così non sembro uno stronzo. Nooo. Abbiamo i carabinieri dietro. No. E qualcuno qua non ha il DD killer, ragazzo mio. No. Ma anche la targa è illegale. No, ciao ragazzi. Madonna. Lo so, che figa la testa ti ha fatto. Hai visto che bella? No, spaziale questa. Bella, eh? Grande film. Ciao ragazzi. Ciao. Certo! Grazie! Ciao ragazzi! No! Mamma quanta gente! Ciao ragazzi! No! Scusa Phil, non vorrei disturbarti. Piacere Antonio. Molto piacere! Oddio! Ciao ragazzi, ciao, piacere! Guarda sempre su YouTube, sei la vita! Grande, sei grazie ragazzi! Si è eccitato! Ciao ragazzi! Mamma bella! Mia. Mamma guarda, è una gita scolastica diventata! Vai, finita la scuola! Volete farmi una foto? Sì. Vai, facciamola, facciamola! Posso chiederti una foto e un video per mio fratello? Che certo. Ti seguiamo da quando siamo... Madonna, certo! Scusa, un consiglio per un mio amico su una moto, te lo passo. Aiuto, non che io sia le scale. Pronto, ciao! Poverina, sei qui? Ah, sì. Certo! Ciao! Ciao! Facciamo una foto, vai! Raga, la prossima moto che mi faccio è questa. Tua sorella? Segreto per avere successo. Adesso queste pillole. Io faccio business. Ah, fai business? Vecchio, sei il prossimo guru, eh. Io ti tengo d'occhio, Il prossimo Andrew Tate. Mi raccomando, grossa responsabilità, Oh, che carina la tipa. Se ci stai guardando, sei super carina. Sono single. Ciao, ragazzi. Ma guarda che deve venire il video, eh. Certo, bro. Ciao, ragazzi. Oh. Bella questa. Ciao. Bro. No, non è che non è concentrato. Oh, bello. Ma... Vai, riprova. No, porco, No. E facciamo l'ultima. C'è bisogno di queste... spazi, però. Pronti. Oh. No. Vabbè, dai, ce la facciamo andare bene. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi, ci vediamo. Ciao, bello. Foto in partenza. Foto in partenza. Vai. Ciao! Ho preso la motina nuova, ti ho visto, vi ho visto. Io non ho ancora preso la patente. Tu sei Phil? Ciao, sì. Posso la foto? Certo. Vuoi che te la faccio io? Vuoi che carina. Aspetta che me la stavo facendo io. Ciao vecchio. Grazie. Buona giornata. E che bello vedervi, da tantissimo. Ci stai intendendo, tipo. Sì. Ciao, salutate il video. Certo. Non potete superare i confini? Ah, dai, mi metto qua così non superate i confini. Bravo, bravo. Mi raccomando, occhio alla linea che sennò è un casino. Possiamo fare una delle due. Certo. Grazie. Certo. Vai, grande. Fate altre. Dai, tante, nel dubbio. Anche un selfie. Vai, nel dubbio. Abbondiamo. 5. Sta per finire, ragazzi. Vai. 3, 2, 1. Posso fare una cosa? Magari quando sto per partire sì, che allora io aspetto. Ma che eleganza oggi questo ultimo giorno. Appena finito l'esame di conservatorio. Una merda, bocciato. Pasticcina! Ciao. Sì, certo. Dai, non è vero. Hai visto che bellina? Carina. Figa. Bella. Non mi fa vivere un po', non è da te.
Dovevo portarti, infatti, vedi che ho le pedane, ma non ho messo il sellino. Non ho portato il casco e non ho portato la giacca. Alle 2:30. Tanto, sì, siamo già arrivati a mezzogiorno, poi l'una, poi le due, faccio tutto il giorno. Alle 2:25, metti il sellino e il casco e mi porti dal parrucchiere. Dal parrucchiere? Sì, sì. Ci facciamo un giretto. No, sei pronto? Come ti chiami? Justice. Vuoi mettere la chiave? Sì. Vai. Allora, metti la chiave qua. Tu la giri di qua. Bravissimo. E tiri giù questo verso giù. A posto. Se puoi fare così. Davvero un buon gusto. Grazie. Pensa a te. Bellina, vero, raga? Sì, io l'ho vista davanti al dito io. Hai via subito? Perché volete prendere qualcosa? No, un gelato. Ah, volevi un gelato. Oh. Patatino. Non so se la Street Fighter è pronta per fare enduro. Adesso io non mi ricordo in che condizioni ha messa, però se vuoi provare. Ah, potrei anche provare. Vabbè, c'è la GoPro accesa? Sì. Video smanto la Street Fighter che mi hanno regalato. Mamma Ducati secondo me si arrabbia. Gliela restituisco con tipo 4 sassi incastrati nella carena. Si va a prendere il gelato, direi. Comunque ho ancora le cose da motarda, che ogni tanto le curve un po' più strette tiro fuori la gamba. Sì, ho visto infatti. Ciao. Bello mezzo. Sei serio? Carina? No, sì. Se mi venivi qua con una che non era italiana mi incazzava. Però che palle, tutta merda ogni volta così. Tu è il primo ragazzo con cui ho fatto il giro in moto sul canale. Vai Mozza, vai. Oh my god, yes. Ah, oh, sì. Non avevo amici con cui girare in moto. Andavo in giro dalla gente a chiedere: vuoi fare un giro in moto? Sì, mi ricordo dei video. Ed eccoci qua, 6 anni dopo. È un regalo questo. Cazzo, però. Che palle. Che palle. Partiti da un VR. Vero, hai visto come vola il tempo? Dove si va di bello oggi? Lì, dove tutto è cominciato. Dove tutto è cominciato. Ma tu hai la 3 quindi adesso? Tu no? Sei rimasto indietro, eh. Ma perché ho fatto ho litigato con la vecchia. Perché voi pensate che noi statali siamo qua a non fare un cazzo? No signora, non direi mai, ma dammi il foglio. Ti aspettavano tutti l'hyper. E invece... E invece sei... Io cazzo. Ah raga, vi faccio vedere cos'altro ho portato. Jimmy, ti prego. Sì. No. Che bello! Quindi proprio da milanese. Tu quindi proprio da idiota. Sono il distributore, è la prima volta che avevo incontrato Tommy. Ah, ma dai. Sembrava tutto del matto. Sì, sì. Era l'anno 2016. Qua è dove ci hanno fermati la prima volta. Controllo. Evviva. Prima volta che mi fermo. È la citazione a un video vecchio. Bello, sì, sì. I veterani se la ricorderanno. Io dopo metto tutti gli spezzetti dei video vecchi. Che roba. Ma visto che hai cambiato tutto. Qua io mi ricordo, avevamo appoggiato il casco con la videocamera tipo per terra lì, e noi andavamo avanti e indietro per provare a fare gli stoppi. Che roba. Come passa il tempo. Ingegneria meccanica, consegno pizze. Basta. Questa è la mia vita. Questa è la tua. Puoi far cambio? Vuoi provare cos'è l'umiltà? Adesso ti dai anche al TikTok, fai video con Alessia Lanza. Allora, ciao Tosi, come andiamo? Come andiamo? Ah, guarda, esatto, che evoluzione che fai. Ma ce l'hai da? L'ho appena ritirata da Bologna in sede. Sei andato là? Sì, me l'ho andata nel museo di Ducati. Mi fa venire da piangere. Guarda che moto, cavolo. Non pensate alle donne, pensate a queste robe qua.
dai, dammi le chiavi, vado a casa. Grazie del regalo, Phil, non dovevi, wow. Mi sembra di essere a lei, manca molto sulle moto. Proviamo a fare gli stop qua adesso. Con Street Fighter. Tararang. Il ragazzetto qua ogni volta sognava, quando venivamo qua a fare gli sciocchini, dainese, tutta dainese, guanti dainese, questo, quello, KTM, dopo si è preso, infame. E hai rotto i coglioni, però hai realizzato i tuoi sogni, quindi io sono orgoglioso di questo ragazzo qua. Bravo. Dopo vi faccio vedere dove è caduto. Ah, nel ghiaccio, c'era un po' di ghiaccio. No, c'era ghiaccio, ho detto vado super dea. E io vai. Fum, mi giro, lui per terra. Io avevo con me copertina del canale, la nostra foto qua su. Qua ho fatto la copertina in cui abbraccio il VR. E ho detto, oh bazza, fammi la foto che la metto come copertina del canale. Era lui dietro che faceva tutte le foto. Quante te ne ho fatte? Neanche una figa vuole così tante foto. E là sono caduto col ghiaccio. Qua era, qua. Oh, adesso li strisci ancora per terra. Che tu volevi fare il fenomeno, sei salito super di là. Esatto, esatto. Più Cairoli, bello. Al Brinta, ah, è bello, alla, mostra ai milanesi la bellezza di Padova, Cioè, avete mica strano. Quindi adesso è prossima tappa. Vi mostri ai follower Villa Pisani. Andiamo. Altra bellezza italiana. Le sette meraviglie del mondo. C'è Villa Pisani. C'è Villa Pisani. Non ci andiamo dentro perché in teoria costa. Okay. Rimaniamo umili, qua. Forse mio pizza non è che... E dopo mi becco con Mike, che lui mi ha accompagnato per... da quando Bozza mi ha paccato costantemente i giri. Hai visto come cambiano i tempi? Io sono sempre stato molto timidino, un po' introverso. E ho fatto il face reveal nel video di Sinna. Che roba, quanti ricordi. Io vado qua a destra, tu vai a sinistra. Vado dritto io. Sempre stato negato con le... Sì, qua è dove ho imparato ad andare in moto. Facevo avanti e indietro qua. Imparavo a usare la frizione. E poi qui è dove ho fatto il video del sound del VR. Che andavo qui avanti e indietro. E qui ho fatto il mio primo enduro col VR. Che ridere, quanti ricordi. Qui raga ho fatto il mio primo video sul canale 0-100 con il VR. Qui è iniziato tutto proprio perché dovevo prendermi il mio primo 125, ma nessuno faceva video col VR al tempo. E quindi ho detto vengo qua e faccio il mio primo video sul canale in cui faccio lo 0-100 col VR. Ed è da lì che è iniziato tutto, proprio perché volevo risolvere questo mio bisogno del trovare un video su YouTube con la mia moto che non trovavo da nessuna parte. I primi due video non sono andati perché ovviamente non interessava a nessuno, ma dal terzo video, quella clip era la prima clip che mi ha fatto diventare virale, prima della serie cosa vuol dire abitare in centro. E da lì sono partito come canale fino a 100.000 iscritti in 6 mesi. E adesso siamo qua con 900.000 iscritti con la moto nuova. Che bello, sono troppo contento. Scusate il casino in autostrada, ma volevo fare questo finale qua perché è troppo significativo per me. Grazie davvero di aver visto questo video e grazie a tutti voi se sono arrivato a questo punto, quindi grazie veramente tanto. E grazie Ducati e Dainese per aver creduto in me. Ho sempre sognato di poter lavorare con i miei brand dei sogni e vederlo realizzarsi è un sogno. Quindi grazie veramente tanto per aver creduto in me. Non vedo l'ora di portarvi nuovi video sul canale con questa motina. Fatemi sapere che ne pensate, ci tengo un botto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao ragazzi.